quanto è giorno, forte, domenica, Peppino Sottera, Nino Vinci, Luciano Lipari, Antonino Pesta, della ditta Sidotti, di 80 litri, quarto premio, quello che Ancora buona data. Yeah.
fermo però, qua. Te le vede da qua, fermo. Non so se ci sono i cavalli. Thank you.
Sesto premio, Agnellone, un sentito.
festeggiamenti in onore del Santissimo, che intanto siamo giunti per la premiazione. Pippo Giordano, e ricordiamo assieme a Peppino Sordera e Vincenzo Mingari, è l'ideatore di questa sfilata. Quindi con la dovuta attenzione. Poi abbiamo Sebastiano Marchese. La medaglia l'abbiamo data a Sebastiano Marchese. Presidente Mingari, la medaglia l'abbiamo data. Poi abbiamo la giovanissima Cinzia Romani. Viene premiata dal vicepresidente lo zio Peppino Sordera. Poi abbiamo la giovanissima Chiara Consentino, sempre il vicepresidente della società agricola di mutuo soccorso Peppino Sordera. Venga alla sua prima partecipazione. Naturalmente un applauso va anche alla SD Stella dell'Entro, di coordinata da Matteo Crapa, che ha collaborato per la buona riuscita di questa manifestazione. Grazie Matteo e a tutti i tuoi collaboratori. Poi abbiamo Margherita Borracciolo. La prossima volta dobbiamo pensare a qualche scala mobile, perché lo zio Peppino non riesce a... Zio Peppino riesce. Mette la colonna collana ai partecipanti. Lo Prinzi. E la volta di Chiara Accidente. Alla sua prima partecipazione. Ricordiamo che al maneggio di Mistretta i bambini possono andare a fare equitazione, ipoterapia e quant'altro. Potete chiedere informazione a Matteo Napa. Mentre poi abbiamo Gabriele, che numero è? Scusami. 9. Giulio Marchese. Giulio Marchese. Giulio Marchese alla sua terza partecipazione. Poi abbiamo Aurora Marchese, di appena 2 anni. Vogliamo fare un applauso a questa giovanissima danzatrice. Guardate con quale sicurezza sta sul pony. Quest'anno il comitato ha fatto il record, 55 partecipazioni. Intanto sta per essere premiata Chiara Di Marco. Complimenti cara! Buona volta di Rosi Sofia Di Marco, 6 anni, terza partecipazione. Giorgia Incapace, prima partecipazione. Allora, chiedo scusa, Giusi Incapace, non Giorgia, Giusi. Poi abbiamo... Antonio Consolato, seconda partecipazione. E qua c'è il giovanissimo Marco Lobardo con un passo e qualche esibizione, si vede che già riesce a condurre il cavallo con una certa padronanza e sicurezza.
situazione. Naturalmente a quelli che partecipano per la prima volta rinnoviamo già sin da oggi l'invito per il prossimo anno. Cerchiamo di battere il record, siamo arrivati a 55 partecipanti tra i cavalieri amazzoni, poi viene la coppa di Grese Lucera, 6 anni. A seguire il fratello Sebastiano Nocera, anch'egli all'ottava partecipazione. Intanto mi dicono quelli del comitato, se c'è qualcuno che volesse fare qualche foto col carretto, si può fare, l'importante è che non si sale sul carretto, quindi vicino al carretto. Luca, siamo arrivati ad Aurora Saggio. Rosi e Alessandro Lipari. Poi abbiamo la bellissima Aurora Butta, dalla sua prima partecipazione. Poi abbiamo un veterano, il giovanissimo Francesco La Rosa, ottava partecipazione. E la volta di Antonino Bucavero, alla sua sesta partecipazione. Poi abbiamo Mara Indovino, con la volta di Anna Chiara Biganci, di appena 2 anni, forse la più giovane di questa ottava manifestazione. Ricordo che i bambini possono iniziare già da 4 anni. Prendere accordo con la SD Stella De Nebbiuse, perché a Bistretta si può fare equitazione, ipoterapia e trekking a cavallo. Clelia Marinaro. Abbiamo Filippo Pinto. Bravissimo, complimenti a Filippo che ha trovato il vicepresidente Delfino Sottera, perché non sapeva come mettere la medaglia al collo. Poi abbiamo Benedetto Cannata, seconda partecipazione. Presidente Vincenzo Vincari, per il prossimo anno dobbiamo preparare un cavallo, una cavalla per Don Peppino Sottera, perché premierà la cavalla. Abbiamo poi Martina Spinnato alla sua seconda esibizione, guardate con quale gioia partecipano queste giovanissime amazzone. Poi abbiamo Antonino Chiella alla sua ottava partecipazione, Veronica Calagni alla sua sesta partecipazione. Allora mi viene di getto, presidente Vincenzo Vincari, il prossimo anno a coloro i quali hanno partecipato a tutte le edizioni dobbiamo dare qualche premio particolare. Guardiamo Lucia Testarossa, ottava partecipazione, complimenti Lucia. È la volta della giovanissima Elena Di Salvo alla sua quarta partecipazione. La giovanissima Letizia Scorniolo, ribadisco
la cavalla di razza spagnola, a parte della scuderia B.G. di San Mauro Castelverde. E qua abbiamo Giacomo Puntaccio, cavalla spagnola, guardate con quale andatura riesce ad alzare sul selciato. Il cavallo si chiama Rocky, quindi una criniera intrecciata, non so quanto tempo ha dovuto impiegare per riuscire a fare queste bellissime meravigliose treccine. Abbiamo la coppia, la giovanissima Maria Faillaci con Elisa Mazzara. Ciao. Maria Faillaci di anni 5 alla sua seconda partecipazione. Abbiamo il giovanissimo Vincenzo Cardella, 8 anni. Seconda partecipazione. E poi abbiamo la stupenda amazzone Veronica Passarello, settima partecipazione. Si prepara per essere premiato il giovanissimo Riccardo Aragno alla sua prima partecipazione, 10 anni. Riccardo Aragno. E la volta del giovanissimo cavaliere Andrea Lipari, 11 anni, sesta partecipazione. Qui abbiamo Giuseppe Consentino, terza partecipazione alla manifestazione ideata nel lontano 2015 da Pippo Giordano, Vincenzo Mingari e Peppino Solvera. Poi abbiamo Ginevra Mazzurco, una cavalla tedesca. Vedete quante razze siamo riusciti ad osservare e ad ammirare. Ottava partecipazione pure per Ginevra Mazzucco. Qua abbiamo Samuele Santo Stefano alla sua prima partecipazione. Qua abbiamo la giovanissima Giorgia Scinardi di 4 anni alla sua prima partecipazione. Il giovanissimo Alessandro Catania, 6 anni, cavallo di razza siciliana, terza partecipazione. E qua abbiamo un cavaliere autonomo, si tratta di Alessandro Leca, 8ª partecipazione pure per Alessandro. Mi raccomando, il prossimo anno ci sarà un premio speciale. Abbiamo un'altra giovanissima, Clarissa Iacona, si è 4 anni alla sua prima partecipazione. A Don Peppino ci viene comodo premiare Clarissa. Abbiamo Giada Perrone alla sua quarta partecipazione. Bella Giada. E Alice Mazzara alla sua seconda partecipazione. Vedete perché ci stanno giorni. Una volta si sente, attenzione, abbiamo
persone, poi abbiamo Ginevra Filetto, 10 anni, c'è Vincenzo, aspetta, si può fare la foto a Vincenzo, aspetta. Poi abbiamo Matteo Lipari alla sua prima partecipazione, il giovanissimo Vincenzo Di Marco alla sua terza partecipazione, e poi abbiamo qua uno spettacolo che sta per giungere con Antonio e Noemi Adamo, una cavalla spagnola, guardate con quale eleganza il suo incedere, viene naturalmente, sono andati da Piero Adamo, la medaglia l'abbiamo data, zio Peppe, ok, tutti sono stati premiati, il comitato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito, tutti coloro che contribuiranno alla riuscita delle manifestazioni della festa acquistando i biglietti della lotteria.